andate qua al ristorante. Dai, fai pure chissà, fai te maluzzo. Dai. Fatti, senti già, mamma mia, senti. Porca miseria. Persino i bambini sapevano che si sarebbe verificato quello che è accaduto. Da anni andiamo dietro alla regione siciliana, da 8 anni aspettiamo che la regione siciliana autorizzi l'escavazione del fiume Mazzaro. Anche recentemente, in questi ultimi mesi, abbiamo accelerato le nostre richieste, abbiamo protestato vivacemente con il governo regionale e con il Ministero dell'Ambiente per poter ottenere il diritto di poter vivere con serenità nella nostra città. Adesso il Mar Robbio ha combinato guai. Si tratta della perdita di una trentina di piccole imbarcazioni, con il pericolo di esondazione anche delle abitazioni che si affacciano sul fiume Mazzaro e su tutta la parte del Porto Canale. È veramente una vergogna. Io credo che ci sia un limite a tutto. Adesso bisognerà trovare i responsabili, ma i responsabili sono all'interno di quegli organismi che avrebbero dovuto autorizzare l'escavazione del Porto Canale e dire che da oltre 8 anni questi 2 milioni e 200 mila euro sono fermi nei cassetti della regione siciliana. Ci sarà qualcuno che dovrà indagare su questa vicenda, ci sarà qualche istituzione che dovrà chiedere spiegazione a questi signori che sono irriguardosi nei confronti di un'intera comunità e che sono soprattutto offensivi nei confronti di chi lavora giorno per giorno per cercare in qualche maniera di mantenere la propria famiglia. Le barche si perdono, le persone sono costrette a scappare dalle proprie case, siamo costretti a mettere in moto la nostra protezione civile e i nostri appelli rimangono inascoltati.